Brasida. Alexios, lieto di vederti vivo. A Pilo non è andata come programmato. Almeno il mio braccio forte sta bene. Sono felice che tu stia bene. Ho ricevuto il tuo messaggio con piacere. Lieto che ti abbia raggiunto in tempo. Dimmi cos'è successo dopo la battaglia. Mi hanno trovato ferito e riportato a Sparta a guarire. La mia gamba non tornerà a quella di prima, ma almeno sono vivo. Gli Spartani sono duri a morire. Io sono stato catturato e portato ad Atene. Atene? Hanno rigirato il coltello nella piaga. C'è ancora molto da fare. C'è sempre da fare. Così Cleone è qui. È vicino, da qualche parte fuori dalle mura. Vuole conquistare Anfipoli. Per una volta combatterà con i suoi uomini. Ha perso il rispetto degli ateniesi. Ora vuole riconquistarlo. Per espiare le sue colpe? Non possiamo permetterlo, vero? Cleone è qui. Muoviamoci. Piano. Prima dobbiamo trovarlo. Siamo in inferiorità numerica e le spie dicono che ha già richiesto rinforzi ateniesi. A maggior ragione dobbiamo agire. Hai dimostrato di essere affidabile. È rischioso, ma mi fido di te. Fermeremo Cleone. Hai la mia parola. Bene, muoviamoci presto. Oggi daremo tutto ciò che abbiamo. Niente ripensamenti. Gli ateniesi sono qui! Spartani, carica! Arcieri sulle mura! Dobbiamo batterli! Yeah!
L'accampamento ateniese è più avanti! Distruggiamolo! Non farai mai abbastanza denaro per poterci vivere degna. Prendi proprio tutto sul personale, eh? Merda! Vattene! Non ti avvicinare! Vigliacco bastardo! Non puoi fuggire! Alexios, purtroppo per te, lo è.
Non è troppo tardi. Vuoi ancora unirti a noi? Non siamo ad Atene. Non te la caverai con le parole. Perché non mi lasci in pace? Tutto questo è colpa tua. L'hai voluto tu, Creone. Puoi incolpare solo te stesso. Alexios, andiamo. Mostra pietà. L'hai messa contro di noi. Mia sorella! Abbiamo allevato noi, Deimos. L'abbiamo resa forte, inarrestabile. L'avete trasformata in un mostro. Allora combatti al suo fianco. Istruiscila. Avrai di nuovo la tua Deimos. Il suo nome è Cassandra. Ti prego. Il mondo è diviso, Alexios. E noi lo uniremo. Sta zitto, cazzo! Sono disarmato! Abbi pietà! Tu non meriti una morte rapida. Ma quando varcherai le porte dell'aria avrai ciò che ti spetta. No! Inginocchiati! Tu non capisci! Nessuno mi dimenticherà! Cleone di Atene! Sarò ricordato! Sei già stato dimenticato. È fatta. Irene vorrà sapere della morte di Cleone. Brasida. Dovevo affrontare subito Deimos. Mi dispiace, amico mio. Tornato.
ora di cavalcare. Forza!
Pare ci sia un nuovo modo. Ah, ombra dell'aquila! Quelle canaglie ateniesi infestano le nostre terre. Pensavo che gli dei avessero voltato le spalle a Sparta. Invece ti hanno mandato ad aiutarci. Cosa ti serve? Quegli schifosi ateniesi hanno attaccato i nostri confini abbastanza a lungo. Unisciti a noi e spediamoli nell'Ade, dove meritano di stare. Mi prenderò una parte della gloria e del bottino. Sopravvivi alla battaglia e avrai quello che ti spetta, Amistios. Thank you.
Rematori, forza! Avanti!
Avanti! L'oscurità mi terrà nascosto.
Basta coi remi! Spiegate quella vela!
problemi! Il comandante ha lasciato il timone! Dai. Forza. Dai! Andiamo, andiamo! Forza! Dai. Un dinamo pistello in tutto. Forza. Ah.
Tesoro, è passato così tanto tempo. Drasila è morto. No. Deimos l'ha ucciso in battaglia. E che ne è stato di mia figlia? Cleone ha colpito Deimos alla schiena con una freccia. La ferita non sembrava letale. Forse è ancora viva. Malaca Cleone, lo ucciderò con le mie stesse mani. È tardi, madre. Ho già spedito quel bastardo nello Stige. La mia famiglia. Mi resti solamente tu. Madre, c'è una cosa che devo fare. Devo andare al monte Taigeto, dove tutto ha avuto inizio. Ho passato una vita intera a combattere e fuggire. Fuggire dal passato, combattere per dimenticare. Non intendo farlo più. Il mio cuore andò in pezzi su quella montagna. Devo lasciarmi quella notte alle spalle, una volta per tutte. Vengo con te. È qui che cambiò tutto. È come se non me ne fossi mai andato. Cassandra! Ai confini del mondo, una madre che urla il nome del proprio figlio. Toccante. Cassandra! Ti prego. Pronunci quel nome come se significasse qualcosa. È il nome che io e tuo padre ti abbiamo dato. Prima o dopo che mi portaste su questa montagna a morire? È stata la setta. Io cercai di salvarti. Feci di tutto. I sacerdoti mi dissero che eri morta. E a me dissero che tu mi abbandonasti. Cassandra, vieni da me. Siamo la tua famiglia. Possiamo tornare a casa. Famiglia. Casa. La mia spada è la mia famiglia. Il campo di battaglia è la mia casa. Ho promesso di salvarla, madre. Ma la setta le ha avvelenato la mente. Hai promesso a tua madre di salvarmi? Tu non mi hai salvata. Perché non hai detto la verità a tua madre? E quale sarebbe la verità? Che io sono la prescelta. Io sono la predestinata. Io porterò ordine in questo mondo. E tu non sei altro che un mercenario con una lancia rotta. Tu non hai alcun destino. Sei solo una pedina nelle mani della setta. Mi rallegra sentirtelo dire. Fin da quando ti ho incontrato, ho cercato di capire cosa sei per me. Sei un parassita che minaccia di soffocare e distruggere tutto ciò che ho creato. E sai qual è il modo migliore per estirpare un parassita?
eliminare l'origine. Cassandra. Quando ero piccola, trovai un cucciolo di leone. Era intrappolato. Un mio amico cercò di liberarlo. Fu allora che sentii il ruggito della madre. Restai a guardare mentre la leonessa faceva a pezzi il mio amico. Anche nel mondo animale, una famiglia protegge il suo piccolo! Io ti volevo bene! E te ne voglio ancora! La persona che amavi è morta e il mio destino è chiaro. Non permetterò che mi ostacoli. Cassandra, ascoltami. Tu sei mia sorella. Ho cercato di proteggerti una volta e ho fallito. Ma non fallirò di nuovo. Questa apparteneva al nostro nonno una volta. Come tutti noi, Cassandra. Io... lo so. Alexios, aspetta. Grazie. Thank you.